Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta nuvola all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Per la preparazione della torta avremo bisogno di una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 26-28 cm, nel quale rivestiremo il fondo con carta da forno e i bordi li andremo a ungere con il nostro staccante per teglie. Gli ingredienti sono succo di arancia, zucchero, burro, farina, scorze di arancia, uova, vanillina e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le scorze delle arance e lo zucchero. Facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Nel frattempo preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180 gradi. Questo è il risultato. Andiamo a riunire un po' sul fondo. Andiamo a posizionare la farfalla schiacciando bene. Versiamo le uova. Facciamo montare per 5 minuti a 37 gradi, velocità 3. Le uova sono ben montate, andiamo a rimuovere la farfalla. Adesso aggiungere il burro, la farina. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Adesso aggiungere il lievito e la vanillina. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. L'impasto è pronto, andiamolo a trasferire nella tortiera. Dopo aver riempito lo stampo, andiamo a infornare per 25-30 minuti a 180 gradi in modalità statica. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di uscirla dallo stampo. Adesso andiamo a preparare lo sciroppo. Versiamo all'interno del boccale lo zucchero. Il succo delle arance. Facciamo cuocere per 6 minuti
90 gradi, velocità 2. Lo sciroppo è pronto. Andiamo a trasferirlo in una caraffa. Dopo aver fatto raffreddare la torta, l'abbiamo messo in una tortiera. Adesso, con l'aiuto di uno stecchino, andiamo a effettuare dei fori che ci serviranno per far penetrare il nostro sciroppo. Adesso andiamo a versare il nostro sciroppo. Lasciamo assorbire lo sciroppo, dopodiché andremo a decorarla. È possibile decorare questo tipo di torta in due modi: o con una spolverata di zucchero a velo o con della glassa del cioccolato. Noi lo faremo con la glassa al cioccolato. Torta nuvola all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta!